Ciao a tutti amici YouTube, qui 96 Rastrego. E finalmente è finita la scuola, anche se finisce martedì, però ho deciso di non andare più. E vabbè, quest'oggi, anzi questa sera, volevo postare il mio gladiatore best aggiornato per, fra virgolette, festeggiare diciamo, il mio ritorno, diciamo così. E siccome la Xerjan ha fatto una nuova lista, mi sono ispirato alla sua e vabbè, l'ho modificato più o meno come la sua, però sempre diversa, applicando le mie tecce. Vabbè, direi di cominciare. I soliti GB, ovvero i trilaguari, doppie queste, doppio Darius e poi mono retiari, mono murmil, mono bestiari. Ok, questo è il reparto GB. Poi ho messo, come al solito, due Thunder King che però sono indeciso se spostarmeli di side e poi faccio spazio a, non lo so, la terza pod e il terzo Typhoon, non lo so. E non so se giocarmeli di side o mantenerli nel main deck, ditemi voi. Poi, al posto delle Wango che le ho spostate di side, ho messo doppio Veiler, qua ce n'è uno, però sto contrattando per il, diciamo, il quarto, ecco. Vabbè, questo è il reparto vostro, mettiamolo qua. Poi, spell. Come al solito ho messo le tre Proving. Doppia Pod, doppia Forbidden, doppio Typhoon. Poi in più ho messo Mind Control che, come ha detto la Xerjan, utile per prendere l'utopia avversario oppure qualche altro mostro, non lo so, e ci facciamo utopia lei per esempio con l'utopia. Poi vabbè, Reborn, Dark Hole, V-Storm e Book. Ovviamente Mind non serve solo a quello, lo ripeto. Poi trappole. Ho visto che nella lista gioca solo due carri e ho voluto provarle a due e devo dire che non è affatto male. Quindi forse credo, forse non so, credo di tenermi a due. Poi doppio warning, bottomless, me lo sono spostato di main ed è immenso, una cosa spettacolare. E poi il resto tutto in uno per giudizio solenne, una Fiendish molto forte, non so se mettere la seconda togliendo il dispositivo, mettermelo di side per far sposto all'altra Fiendish che ormai si trova comodo. E vabbè, poi il TT Mirror e una sola Prison. Datemi dei consigli, soprattutto la Xerjan riguardo al GB. Side extra non li posso perché diciamo vengono in automatico. Questo è il mio GB, spero che vi piaccia, commentate, mettete mi piace possibilmente. E un'altra cosa, se mi dite per esempio meno 2TK più una pod più un Typhoon, il perché, che è molto importante, altrimenti io sono, diciamo, fissato su quell'idea e non cambio. Infatti la Xerjan ha spiegato il perché io ho provato il carro a 2. Vabbè, questo è il mio GB, arrivederci al prossimo video.